Ciao a tutti, in rete ci sono già veramente tantissimi tutorial che parlano degli equalizzatori, sia in italiano che in inglese, e sono fatti molto bene. Alcuni sono veramente fatti molto bene da miei esimi colleghi, youtuber, esperti di audio, quindi sicuramente è un argomento di cui si è parlato moltissimo. In questo tutorial volevo parlare di equalizzatore e farvi vedere quelle che sono le basi dell'equalizzatore come principio di funzionamento e come principi di utilizzo, anche dal punto di vista del sound design. Quindi vorrei considerare l'equalizzatore anche come un elemento importante per il sound design nei sintetizzatori, ad esempio. Infatti, in molti sintetizzatori lo possiamo trovare come un elemento a disposizione nell'arsenale dei sintetizzatori stessi che permette di scolpire ulteriormente il suono quando abbiamo esaurito le potenzialità di programmazione degli elementi fondamentali di un synth, come ad esempio gli oscillatori, i filtri e l'amplificatore e tutto il resto delle funzioni che abbiamo a disposizione. Quindi sicuramente un processore di segnale assolutamente fondamentale come compressore per effettuare un buon mixaggio in una produzione musicale, ma anche come elemento di sound design per quanto riguarda i synth. Sostanzialmente l'equalizzatore non è altro che un amplificatore che è in grado di boostare, dall'inglese boost, o di diminuire il volume di determinate porzioni di frequenza dello spettro. Lo spettro non è altro che la gamma di frequenze udibili da parte del nostro sistema uditivo, quindi da parte delle nostre orecchie che captano il suono, il quale poi viene elaborato dal cervello. Lo spettro delle frequenze udibili dall'essere umano vanno dai 20 Hz e i 20.000 Hz, quindi la maggior parte, se non tutti gli equalizzatori, avranno uno spettro delle frequenze misurabili dai 20 Hz per quanto riguarda la gamma delle frequenze basse, fino ad arrivare ai 20.000 Hz per quanto riguarda la parte più acuta dello spettro. Per questo tutorial ho anche istanziato sullo stereo output un bellissimo analizzatore di spettro della OFA che ci permette di visualizzare molto accuratamente lo spettro degli strumenti musicali. E come potete vedere, anche questo va da 20 Hz a 20.000 Hz. Tutti gli strumenti musicali hanno un range di frequenze in cui prevalentemente risiedono in linea di massima, e a questo scopo possiamo provare a vedere dove suonano prevalentemente alcune famiglie di strumenti. Proviamo ad esempio con una cassa. In generale, tutti gli strumenti percussivi, come il rullante, come i claps, i piatti, sono particolarmente consistenti nel range delle frequenze acute e medio acute, quindi in questa zona qua, oppure in questa zona qua per quanto riguarda l'equalizzatore che ho istanziato sempre sullo stereo output in stock di Logic Pro X. Questo equalizzatore è un equalizzatore che utilizzo molto perché mi sono abituato a lavorare con questo, mi ci trovo molto bene, ma i principi che vi sto descrivendo in questo tutorial valgono per qualsiasi equalizzatore parametrico multibanda che si può trovare in stock nella Digital Audio Workstation che utilizzi e nelle Digital Audio Workstation che utilizzate. Stavo dicendo che, come ho detto precedentemente, gli strumenti percussivi risiedono particolarmente a livello di frequenze nella parte acuta dello spettro o medio acuta dello spettro. Altri strumenti come la voce, le chitarre, i pad, il lead dei sintetizzatori hanno un'incidenza maggiore nella parte media, medio acuta dello spettro, mentre altri strumenti come il basso o la kick della batteria vivono per natura nella parte più bassa dello spettro. Vediamo come si comportano gli strumenti analizzati con l'analizzatore di spettro, ad esempio una cassa. Si può vedere com'è particolarmente consistente intorno ai 200 Hz, per poi indebolirsi progressivamente dai 200 Hz in su. Quindi è una composizione nel suo spettro particolarmente presente anche sulle frequenze medie e medio acute. Infatti la cassa è uno dei pochi strumenti che si sviluppa per tutto l'arco dello spettro. E possiamo vedere come dai 200 Hz in giù ha una consistenza di frequenze che poi sono quelle che sentiamo nel petto o vibrare particolarmente nel corpo quando ad esempio ci troviamo all'interno di una discoteca, di un ambiente con un buon sistema di riproduzione che ci fa sentire queste frequenze in maniera molto potente. Se proviamo invece ad analizzare i claps, vediamo come sulla parte bassa praticamente non c'è quasi niente, mentre sulle frequenze acute e medio acute c'è una presenza massiccia di frequenze che caratterizzano proprio il timbro dello strumento. Analizziamo anche un hi-hat. L'hi-hat è ancora più presente sulle frequenze acute e decade sulla parte sinistra dello spettro, fino a non avere praticamente nulla nella parte bassa dello spettro, a differenza delle claps che hanno un'incidenza maggiore sulla parte media medio acuta dello spettro, mentre appunto gli hi-hat sono un po' più potenti sulla parte acuta dello spettro. Andiamo a vedere anche il basso.
Il basso è decisamente presente sulle frequenze più basse, anche una certa consistenza sulle frequenze medie e medio-acute, soprattutto questo tipo di basso, fino a decadere e quasi scomparire dopo i 5000 Hz. Di conseguenza questa parte qua nel suo spettro è praticamente priva di frequenze. Con l'analisi di questi strumenti possiamo facilmente renderci conto dove suonano le varie famiglie di strumenti e come potremo trattarli nell'ambito dell'equalizzazione. Non esistono delle leggi che ti dicono come andare ad equalizzare uno strumento piuttosto che un altro. Equalizzare è un'arte ed è soggetta chiaramente alla percezione soggettiva degli strumenti e di come vanno ad interagire all'interno di un mix. C'è anche un'altra considerazione molto importante da fare, che gli strumenti che abbiamo analizzato, come tanti altri strumenti, hanno le frequenze fondamentali in un certo range, ma queste frequenze poi vanno a spalmarsi anche nelle parti limitrofe dello spettro, cosa che può andare poi a disturbare gli altri strumenti che si trovano più o meno sullo stesso range di frequenze. In generale gli equalizzatori servono per andare a scolpire lo spettro, quindi per modificare la risposta in frequenza dello strumento o del mix che stiamo trattando con gli equalizzatori. Possono essere utilizzati a scopo correttivo, ad esempio per rimuovere delle risonanze o per cercare di contenere le S o le T delle tracce vocali, ma possono essere anche utilizzati a scopo creativo per ottenere un certo tipo di sonorità diversa magari rispetto allo strumento originale che stiamo trattando con l'equalizzatore. Per capire come procedere nell'equalizzazione dello strumento posso farvi vedere come ad esempio equalizzerei questo synth all'interno di un mix. Ecco, la prima cosa che farei è tagliare con un filtro passa alto tutta la parte bassa dello spettro. Il filtro passa alto e il filtro passa basso, che si trovano normalmente nelle fasce estreme dell'equalizzatore, servono per andare a rimuovere una porzione dello spettro. Nel caso del filtro passa alto andiamo a tagliare tutte le frequenze che stanno al di sotto della frequenza che andiamo a scegliere attraverso la regolazione del parametro frequency della banda in questione. Tutta la parte a sinistra di questa frequenza, che viene chiamata frequenza di cutoff, viene completamente rimossa da tutte le sue componenti frequenziali. Possiamo ancora esagerare con questa procedura fino ad andare a rimuovere completamente tutta la parte bassa di questo suono, che all'interno di un mix non servirebbe praticamente a niente perché non si sente, ma potrebbe dare luogo a dei disturbi, e quindi di conseguenza la vado a rimuovere completamente fino a qui. Il filtro passa basso funziona esattamente al contrario, quindi permette di far passare esclusivamente tutte le frequenze che stanno al di sotto della frequenza di cutoff e a rimuovere tutte le frequenze che stanno al di sopra della frequenza di cutoff, che in questo caso, nell'esempio che sto facendo, è di 10.200 Hz. Un'altra cosa che farei è cercare di togliere questa risonanza nasale particolarmente fastidiosa, che fa parte proprio della natura del suono stesso. Per poterla cercare, io quello che faccio è cercare di enfatizzare la frequenza da identificare attraverso una campanatura particolarmente stretta e muovendovi nello spettro in questo modo per andare a trovarla, per andare a identificarla. Aumentiamo ancora un po', bustiamo ancora un po' di più, bustiamo ancora un po' questa frequenza, restringiamo la campanatura, eccola qua, sentiamo come proprio viene fuori la risonanza di questa porzione di spettro che al mio orecchio risulta praticamente inutile ma particolarmente fastidiosa. Una volta che l'abbiamo trovata possiamo andare a effettuare un cut di questa frequenza, allargando magari un po' di più anche la campanatura in modo tale che venga captato tutta la porzione in cui si verifica questa risonanza, e poi abbassiamo ancora un po' più o meno di questa quantità, un 10-10. Non esageriamo con l'abbassamento di queste risonanze perché potremmo rischiare di compromettere anche la parte limitrofa dello spettro. Questo è un metodo per
andare a rimuovere qualsiasi tipo di risonanza all'interno del mix oppure nello strumento che attualmente stiamo processando con l'equalizzatore. Questo equalizzatore, come tanti altri equalizzatori stock all'interno delle Digital Audio Workstation, sono equalizzatori parametrici perché ogni banda ci dà la possibilità di andare a intervenire su tre parametri che sono la frequenza, quindi la frequenza sulla quale vogliamo andare a intervenire, il gain che permette di andare a boostare o effettuare un cut in volume della frequenza scelta. Da qui mi ricollego al fatto che prima vi ho detto che l'equalizzatore sostanzialmente è un amplificatore a più bande, infatti ci permette di abbassare o alzare il volume di una data frequenza che abbiamo scelto, e abbiamo un terzo parametro che ci consente di andare ad allargare la campanatura di queste quattro bande, che nella parte centrale dello spettro normalmente sono degli equalizzatori a campana che in inglese vengono chiamate peak EQ oppure bell EQ. Nella parte inferiore dello spettro il Q-Factor serve per andare a regolare la pendenza del filtro. Spengo la banda di frequenze che riguarda il filtro passa-alto e descrivo un'altra modalità di intervento dell'equalizzatore parametrico o degli equalizzatori parametrici, che è lo Shelf EQ. La differenza dello Shelf EQ rispetto al Bell EQ è quella di permanere nel suo intervento nell'ambito della sua curva quando andiamo a utilizzare questa banda di equalizzazione, mentre il Bell EQ, come possiamo vedere dalla sua rappresentazione grafica, ha un doppio andamento che va a intervenire su questa banda di frequenze per poi risalire, quindi effettua una sorta di curvatura sinusoidale, diciamo così, mentre lo Shelving EQ permane nella sua area di intervento fino a dove si esaurisce lo spettro sonoro. Spero di esservi stato utile. Se vi è piaciuto il video, mettete un like e iscrivetevi al canale di MMI Sound Design. Ciao, a presto, un abbraccio.